L'obiettivo di oggi è parlare di casi d'uso. I casi d'uso, ne abbiamo parlato nell'ultima lezione, facendo riferimento ai requisiti, sono una tecnica che permette di andare a descrivere quelli che sono i requisiti funzionali. Qui vi richiamo una possibile struttura semplificata del documento di requisiti. Ecco, i casi d'uso sono, la sezione 3, quella che descrive i requisiti funzionali. Ecco, l'obiettivo di oggi è andare a capire, che cosa sono i casi d'uso e, quali sono le tecniche, che possiamo utilizzare per andare a scriverli. Quindi, come i casi d'uso permettono di descrivere nel dettaglio gli aspetti funzionali di un sistema. Due cenni storici, tanto per inquadrare la tecnica. I casi d'uso sono stati introdotti all'inizio degli anni 90, negli anni 90 da un consulente che si chiama Ivar Jacobson, che è uno delle menti che stanno dietro a OML, che cercava di codificare una tecnica di modellazione per i sistemi software. Poi, durante gli anni 90 hanno avuto uno sviluppo e una diffusione enorme, inizialmente dentro la comunità object-oriented, essenzialmente perché erano stati applicati da consulenti che lavoravano in progetti sviluppati con linguaggi ad oggetti e poi hanno avuto un'applicazione molto più ampia anche in altri contesti. Cosa fa un caso d'uso e qual è il suo significato? Allora, un caso d'uso, se volete, è un modo di andare a definire quello che è un contratto tra gli stakeholder di un sistema e il sistema stesso. Quindi tutti coloro che hanno qualche interesse nel sistema possono andare a leggere nei casi d'uso qual è il contratto, cioè come si comporterà il sistema, come il sistema promette di comportarsi. I casi d'uso, sostanzialmente, in quanto requisiti funzionali, descrivono come si comporta il sistema in diverse condizioni, in diverse situazioni, e descrivono queste interazioni partendo da quello che è un primary actor, un attore primario. Quindi l'idea di base è che un sistema serve ai suoi utenti. Quindi in ogni istante avremo quello che è un attore primario che ha lo scopo di realizzare i propri obiettivi tramite il sistema. Quindi l'attore primario ha un obiettivo, lo vuole realizzare e noi descriviamo come il sistema gli permette di raggiungere questo obiettivo. Quindi, che cosa servono i casi d'uso? Beh, possono essere descritti un po' più alto livello e quindi andare a descrivere il processo che viene attuato. Possono essere utilizzati come uno strumento per discutere delle funzionalità del sistema, quindi sono un buon elemento per iniziare una discussione. Sono o possono giocare il ruolo di requisiti funzionali e chiaramente sono anche il punto di partenza, in quanto requisiti funzionali, per andare a progettare il sistema. Qual è la definizione di un caso d'uso? Allora, quella più semplice e sintetica è questa. Un caso d'uso descrive un insieme di interazioni tra attori esterni e il sistema che stiamo considerando con il fine di raggiungere un dato obiettivo.
Quindi l'obiettivo è quello che guida la descrizione del caso d'uso, e il caso d'uso, la descrizione vera e propria del caso d'uso, si realizza tramite descrivendo una serie di interazioni tra gli attori esterni e il sistema. Quindi gli elementi fondamentali che noi dobbiamo considerare quando andiamo a pensare ai casi d'uso sono innanzitutto l'attore, cioè chi interagisce col sistema. Sebbene il termine attore di solito rappresenti un'idea che noi associamo all'essere umano, spesso l'attore non è l'utente umano, ma magari è un altro sistema che interagisce con quello che stiamo considerando. Quindi tenete a mente che l'attore di solito viene disegnato in questo modo, molto spesso rappresenta l'utente umano, ma talvolta può rappresentare anche un altro sistema software o un dispositivo, ad esempio. Il sistema. Il sistema avrà una certa interfaccia e quindi noi andiamo a descrivere come il sistema, l'interfaccia del sistema, interagisce con il nostro attore. Che cosa descriviamo? Andiamo a descrivere come l'attore può andare a raggiungere un obiettivo. Quindi il punto di partenza e l'obiettivo ne descriviamo come lo viene raggiunto tramite una serie di interazioni. Quindi tutto quello che facciamo parte dalla definizione di quelli che sono gli attori e di quello che sono i loro obiettivi. La descrizione effettiva, quindi il nucleo del caso d'uso, è poi una sequenza di interazioni, quindi l'attore fa qualcosa, il sistema risponde in un altro modo, l'attore fa un'altra cosa, il sistema risponde, eccetera. Quindi tutta una serie di interazioni di questo tipo. La descrizione principale del caso d'uso ci dice come l'attore può raggiungere il proprio obiettivo. Però sappiamo benissimo che possono esserci dei casi particolari, degli errori, e quindi mentre la descrizione principale ci descrive un caso di successo, nel caso d'uso spesso andiamo a documentare anche tutte le eccezioni, tutti gli altri possibili esiti della sequenza che invece è principale, che è andata a buon fine. Iniziamo a vedere quali sono gli elementi caratteristici di un caso d'uso. Abbiamo innanzitutto quello che è l'attore. L'attore è un qualcosa che sta fuori dal sistema e che interagisce con il sistema stesso. Quindi l'attore, come suggerisce l'origine della parola, la radice della parola, è un qualcuno che agisce. Agisce nei confronti del sistema. Spesso l'attore rappresenta un ruolo, una categoria di utenti, ma potrebbe anche essere rappresentare un sistema esterno. Quindi se abbiamo dei sistemi legacy già esistenti, probabilmente l'attore potrebbe rappresentare essi. Quello che a noi interessa principalmente è quello che si chiama attore primario, cioè quello il cui obiettivo vogliamo descrivere come viene raggiunto. Quindi l'attore primario è un obiettivo e il caso d'uso descrive come l'attore primario lo raggiunge. Talvolta può essere necessario, per raggiungere l'obiettivo, al fine di raggiungere questo obiettivo, avere delle interazioni anche con altri attori. Questi sono chiamati attori secondari o di supporto. Quello che distingue nettamente l'attore primario dagli attori secondari è che il caso d'uso descrive l'obiettivo, il raggiungimento dell'obiettivo dell'attore primario. Questo non toglie che anche gli attori di supporto possano avere degli obiettivi, ma sono sostanzialmente
funzionali al raggiungimento dell'obiettivo principale. Come facciamo a identificare gli attori? Dobbiamo capire chi interagisce con il sistema, direttamente o anche eventualmente indirettamente. Tutti quelli che hanno a che fare col sistema, anche quelli che devono fare manutenzione, amministrazione, eccetera, possono essere attori, che agiscono e interagiscono con il sistema. I sistemi legacy esterni, con cui possiamo andare a dialogare, se pensiamo al caso del Bancomat, un sistema legacy potrebbe essere rappresentato dal sistema informativo della banca, con cui il nostro Bancomat dialoga. Possiamo avere dei dispositivi hardware con cui il nostro sistema interagisce, ad esempio un lettore di codice a barre, il lettore delle schede magnetiche, eventualmente delle funzioni di reporting o amministrative, e quelle possono anche essere legate a degli attori. Gli attori, almeno quelli primari, hanno degli obiettivi. Che cos'è un obiettivo? Un obiettivo è qualcosa che ha un valore per l'attore. Quindi un modo di distinguere quello che è un obiettivo da ciò che non lo è andare a considerare se questo ha un valore. Quindi, se pensiamo al solito esempio del Bancomat, ecco, inserire il codice PIN non è un obiettivo che ha un valore per il nostro attore, okay? Mentre invece ritirare denaro contante è un qualcosa che ha un valore per il nostro utente. Quindi un elemento difficile è andare a capire quelli che sono gli obiettivi dei nostri utenti. Una tecnica che possiamo utilizzare è andare a chiederci perché. Perché l'attore vuole inserire il codice? Se la risposta è perché vuole raggiungere un obiettivo un po' più ampio tramite il sistema, allora vuol dire che quell'obiettivo è troppo basso. Okay? Quindi perché l'attore vuole inserire il PIN? Perché vuole ritirare del denaro. Quindi a questo punto l'obiettivo vero è ritirare il denaro, non inserire il PIN. Il PIN è un sotto-obiettivo funzionale al raggiungimento dell'obiettivo principale. Una categoria che non coincide esattamente con quella degli attori è quella degli stakeholder. Quindi gli stakeholder, abbiamo detto, sono tutti coloro che hanno un qualche interesse nel sistema. Ecco, alcuni stakeholder saranno sicuramente degli attori, quindi il nostro cliente che si reca al Bancomat è uno stakeholder perché ha degli interessi ed è anche un attore. La banca, il consiglio di amministrazione della banca sono degli stakeholder, ma non interagiscono con il sistema. Quindi attenzione a distinguere bene chi ha degli interessi nel sistema e chi effettivamente interagisce con il sistema. Quindi spesso gli attori sono un sottoinsieme degli stakeholder. Un altro aspetto fondamentale per andare a definire un caso d'uso è capire qual è il contesto, l'ambito di cui stiamo parlando.
qual è il sistema che stiamo descrivendo. Che cosa dobbiamo progettare? Ecco, ovviamente noi non progettiamo qualcosa che già esiste, oppure qualcosa che verrà progettato da altri. Quindi è fondamentale nel definire lo scope tirare una linea che separa ciò di cui ci occuperemo noi come analisti e poi come progettisti del sistema da cosa invece è già dato o viene gestito da qualcun altro. Ci sono tutta una serie di tecniche che possiamo utilizzare per definire lo scope del sistema. Attenzione alla parola scope, che non significa scopo in italiano. Okay? Scope vuol dire contesto o ambito. Quando andiamo a scrivere degli use case, spesso possiamo identificare tre grossi livelli di scope. L'azienda, se parliamo di un sistema informativo, possiamo andare a descrivere come le persone all'esterno dell'azienda interagiscono con essa. E quindi a questo punto lo scope è la nostra azienda. Però a questo punto stiamo descrivendo dei casi d'uso che non sono i casi d'uso del sistema informativo, ma aziendali. I casi d'uso di cui invece ci occuperemo principalmente sono dei casi d'uso a livello di sistema software, in cui effettivamente noi descriviamo come gli utenti interagiscono con il sistema informativo. Volendo possiamo ancora scendere un po' di più e parlare di casi d'uso in cui il contesto è un componente software. Normalmente noi ci poniamo a livello di sistema software. Talvolta, se il sistema è molto complesso e quindi ed è composto in più componenti o moduli, allora può aver senso andare a scendere a livello di componente. Allora, prima di iniziare a scrivere un caso d'uso, quando abbiamo a che fare con il nostro sistema, dobbiamo, come punto di partenza, decidere qual è, anzi capire, qual è lo scope del nostro sistema. Lo possiamo fare con una tecnica abbastanza semplice che si chiama quella delle liste in e out. Io metto giù una serie di caratteristiche e aspetti che potrebbero essere legati al mio sistema e per ciascuno vado a dire se sono dentro o fuori i limiti, lo scope del mio sistema. Se sono dentro vuol dire che dovrò gestire quell'aspetto, se sono fuori vuol dire che qualcuno se ne occupa. Vi faccio un esempio. Immaginiamo un sistema che permetta di pubblicare il materiale che viene presentato a lezione. Slide e screencast. Ecco, cosa è dentro e cosa è fuori? Il sistema, il server web è dentro o è fuori? Se pensiamo di andare a mettere una pagina o un'applicazione all'interno di un server web che già esiste, a questo punto è qualcosa che già esiste e quindi è fuori. Se invece sviluppiamo il sistema da zero, allora il server web è dentro e quindi dovremo preoccuparci di sceglierlo, ragionevolmente non di svilupparlo, ma è dentro. Il software per la registrazione dei filmati, degli screencast, è dentro o è fuori? Anche questa è una scelta progettuale.
vogliamo lasciare la libertà a chi insegna di scegliere il software che preferisce, oppure ne imponiamo uno perché ci semplifica la vita e quindi vogliamo uniformare? Il software che viene utilizzato per sviluppare le slide è dato oppure no? Dentro o fuori il sistema? Quindi, un modo molto semplice è fare la lista di tutto quello che potrebbe essere dentro e poi andare a riflettere se effettivamente sta dentro o fuori il sistema. Questo ci permette di definire una linea di confine e quindi capire di cosa ci dobbiamo occupare e di cosa no. Una volta che abbiamo definito il confine del nostro sistema, il passo successivo è quello di andare a definire gli attori e i loro obiettivi. Gli attori, l'abbiamo detto prima, possiamo andare inizialmente a vedere se sono degli stakeholder, quindi partiamo da chi ha qualche interesse nel nostro sistema, vediamo chi effettivamente interagisce col sistema e quelli sono degli ottimi candidati per diventare gli attori che interagiscono col sistema. Però dobbiamo anche capire perché gli attori interagiscono con il sistema e quindi dobbiamo capire quali sono i loro obiettivi. Questo lo possiamo fare con una tabella tipo questa in cui mettiamo l'attore, l'obiettivo ed eventualmente una priorità. La priorità serve se noi pensiamo di sviluppare il sistema in maniera incrementale. E allora, ovviamente, dare una priorità a un certo obiettivo di un dato attore vuol dire che quello sarà il primo che svilupperemo. E poi lo potremo rilasciare al nostro cliente. Un'altra tecnica che possiamo utilizzare per andare a descrivere la lista di attori e goal è quella degli casi d'uso, dei diagrammi di casi d'uso, UML. In cui gli attori li descriviamo in questo modo, i casi d'uso sono rappresentati dagli ovali, dentro l'ovale c'è l'obiettivo che l'attore vuole raggiungere e colleghiamo un attore con un caso d'uso se quell'attore vuole quell'obiettivo, oppure se l'attore è coinvolto, magari come attore di supporto, in quel caso d'uso. Volendo, ma questo non è necessario, possiamo anche andare a disegnare un rettangolo che rappresenta il sistema, giusto per andare a sottolineare il fatto che quegli obiettivi sono obiettivi di cui si occupa il sistema, di cui andremo a scrivere il caso d'uso, altri obiettivi che stanno fuori invece sono fuori dallo scopo del nostro sistema. Quindi, mentre il rettangolo è un qualcosa di assolutamente opzionale, invece gli altri elementi, quindi l'attore, l'ovale del caso d'uso e la linea tra l'attore e il caso d'uso, invece sono obbligatori. In questo caso il nostro utente interagisce col sistema Bancomat per ritirare il denaro, per visualizzare il saldo e per ricaricare il telefono. In un caso reale ci saranno molti altri casi d'uso, ma in questo esempio sono tre quelli che noi abbiamo indicato. Quanto deve essere ampio il caso d'uso? E con che criteri andiamo a scegliere questi nostri obiettivi? L'idea è che un caso d'uso descrive una serie di interazioni limitate nel tempo. L'idea è l'attore arriva,
prende la sedia, si siede, interagisce per qualche minuto con il sistema e si rialza contento perché ha raggiunto il proprio obiettivo. Questo è quello che noi dobbiamo descrivere in un caso d'uso. Quindi non andremo a scrivere sicuramente casi d'uso che descrivono processi che durano giorni, settimane o mesi. Normalmente l'arco temporale descritto da un caso d'uso è qualcosa che varia intorno ai 10 minuti, 20 minuti se proprio il caso d'uso è complicato. Ma ragionevolmente dobbiamo immaginare un intervallo di tempo limitato. Se l'intervallo di tempo è molto più ampio, allora vuol dire che stiamo descrivendo un obiettivo che è troppo complesso e quindi dobbiamo suddividerlo in casi di uso. Un modo per andare a descrivere il caso d'uso è, ad esempio, andare a scrivere quello che è una descrizione sommaria, quello che si chiama brief, noi dovremmo essere in grado di scrivere che cosa avviene nel caso d'uso, le cose fondamentali, in un paio di frasi, tre. Il massimo ragionevole è sei frasi. Questo per casi d'uso estremamente complessi, però la regola è due o tre frasi. Ecco, ma qual è il livello di dettaglio con cui andare a descrivere un caso d'uso? Allora, se noi ci limitiamo a un brief, abbiamo utilizzato un livello di dettaglio minimo. Se volete, questo può essere il punto di partenza. Quando inizio a scrivere il mio caso d'uso, so chi è l'attore, so qual è il suo obiettivo, butto giù due righe per andare a descrivere che cosa avviene. Il passo successivo è quello di andare a aggiungere qualche elemento. E andare a descrivere quello che è lo scenario principale. Successivamente identifico quelle che sono le condizioni anomale e poi decido come gestire. Quindi, riepilogando, primo, capisco dove tracciare la linea tra quello che è dentro e quello che è fuori un sistema. Quindi tutte le feature sono o in o out. Poi identifico gli attori, di solito un sottoinsieme degli stakeholder, e i loro obiettivi. E questo, volendo, lo posso fare con un diagramma dei casi d'uso. È un'ottima vista di insieme. A questo punto inizio a dettagliare che cosa avviene. Posso iniziare a dettagliare cosa avviene scrivendo un paio di frasi. E poi, man mano, raffino questa descrizione finché ho una sequenza di passi che mi descrivono l'interazione. Quando ho scritto questa sequenza di interazioni, un controllo che posso fare è: ma questa sequenza di interazioni porta a realizzare l'obiettivo di partenza dell'attore? E questa è la condizione essenziale, se no ho sbagliato a scrivere il caso d'uso. Secondo, il mio sistema avrà un insieme di stakeholder che gli hanno degli interessi. Come questa serie di eventi corrisponde agli interessi degli stakeholder? Li soddisfa gli interessi o va contro di essi? Questo è un modo per capire se la sequenza che ho scritto corrisponde all'idea che mi sono fatto del mio sistema. Una volta che ho identificato la mia sequenza principale, quella di successo,
inizio a pensare a tutto ciò che può andare storto o che può avvenire in maniera diversa. Il primo passo è andare a identificare tutte quelle che possiamo chiamare fail condition, le condizioni di fallimento. E queste le metto, faccio una lista semplicemente. Una volta che ho una lista chiara e definitiva, allora inizio a pensare a come gestire questi fallimenti. Un modo certo per sbagliare la gestione delle failure condition è fare contemporaneamente l'identificazione di quali sono i fallimenti e come li gestisco. In questo modo ci si perde. Quindi prima identifico quali sono e poi decido come gestirli. In questo modo posso anche pensare di accorpare più condizioni perché sono analoghe o perché vengono gestite nello stesso modo. Questo lo posso fare ovviamente soltanto se ho chiara la mia lista di fallimenti. E poi dopo vado a identificare come li gestisco. La scrittura del caso di fallimento spesso è un momento in cui io mi rendo conto che ho dimenticato qualcosa, che non ho gestito alcuni aspetti, e quindi in quel momento io probabilmente andrò a rivedere tutto il mio caso d'uso. Qual è il livello dei goal e la granularità che io utilizzo? Allora, normalmente la raccomandazione è di utilizzare tre livelli di obiettivi. Quelli che sono il livello summary, se vogliamo una vista dall'alto, quelli che sono gli obiettivi dell'utente, quelli di cui abbiamo parlato prima, qualcosa che sia utile e di valore per l'utente, e poi quelle che sono le sottofunzioni. L'esempio classico è l'autenticazione. L'autenticazione non è un obiettivo che abbia qualche valore di per sé per l'utente, ma è un obiettivo che è funzionale al raggiungimento di un obiettivo dell'utente. Quindi, se l'autenticazione è una procedura relativamente complessa e viene utilizzata molto spesso, ha senso andare a descriverla in un caso d'uso che è di livello subfunction. Quindi invece di andare a descrivere i passi in un caso d'uso che descrive l'obiettivo di valore per l'utente, separo questa parte, che magari è ripetitiva, troppo di dettaglio, e la metto in un caso d'uso di livello self-function. Il summary level invece è utile per andare a definire quello che è un obiettivo, una visione generale di quello che è il sistema. Quindi il summary level di per sé non è utile perché non mi descrive un obiettivo dell'utente, se non utilizzare il sistema, ma mi dà un quadro generale in cui io colloco i miei sottoobiettivi. Ecco qui il primo esempio di caso d'uso. Allora, il caso d'uso che è di livello summary, quindi mi dà un'idea di che cosa fa il mio sistema, si chiama Manage Funds by Bank Account, quindi gestire i fondi tramite un conto bancario. Capite che questo non è un obiettivo che abbia qualche valore diretto per l'utente, ma è qualcosa di molto di alto livello. Scope, qui vado a dire di che cosa sto parlando. È il mio sistema
di gestione dei conti e delle transazioni. Ho poi una sezione che si chiama Intention in Context, che mi riassume qual è l'obiettivo del mio attore. Se volete descrive un po' più nel dettaglio quello che è sinteticamente detto qua, nel titolo del caso d'uso. Se volete, di nuovo, è la versione iniziale del caso d'uso, quel paio di frasi che vi danno l'idea di che cosa fa il sistema. Vado a indicare chi è l'attore primario, il cliente, e poi descrivo quelle che sono le interazioni tra il cliente e il mio sistema. Il cliente apre un conto e poi il passo 2 può essere ripetuto finché l'utente desidera, e quindi il cliente esegue una qualche operazione sul conto e alla fine il cliente chiude il suo conto. Quindi, se volete, questo descrive quello che è il ciclo di vita complessivo di un conto corrente bancario e del suo cliente. Io, da un caso d'uso di questo tipo, ho un inquadramento generale di che cosa fa il sistema, o ho un modulo del sistema se il sistema è molto più ampio. I singoli passi che vediamo qua in realtà possono essere letti come dei sotto-obiettivi. Quindi, ragionevolmente andrò a definire un caso d'uso che mi dice come il cliente può aprire un conto, come il cliente può chiudere un conto e come il cliente può eseguire una qualche operazione. Ovviamente qui io sono stato molto generico, ho messo semplicemente il cliente esegue un'operazione sul conto. Poi le operazioni che si possono fare sui conti sono molteplici, quindi per ogni operazione andrò a mettere un caso d'uso. Quindi il cliente vuole versare del contante, il cliente vuole prelevare del contante, il cliente vuole fare un bonifico. Questi sono dei casi d'uso che rappresentano degli obiettivi effettivi e utili per il nostro cliente. Quindi lo scopo del summary è quello di dare all'appunto un sommario generale di che cosa fa il sistema. Poi ci sono i casi d'uso di livello user goal, che sono quelli che ci interessano principalmente, perché mentre il caso d'uso summary ci inquadra il sistema, ma di per sé non dà una specifica funzionale, la vera specifica funzionale è quella descritta nei casi d'uso del livello user goal. I casi d'uso del livello user goal, come dicevo prima, sono quelli in cui arriva l'utente, si siede, fa qualcosa, interagisce col sistema e poi si alza contento in un tempo limitato. Esempio di caso d'uso a livello user goal. Il caso d'uso è depositare del contante. Lo scope è quello di prima, quindi il nostro sistema di gestione dei conti e delle transazioni. L'intention è la descrizione sommaria del nostro caso d'uso, quindi l'intenzione del cliente è depositare del denaro su un conto, in questo caso diciamo che il cliente non interagisce direttamente col sistema ma attraverso un impiegato, e aggiungiamo la nota che molti clienti, scusate, possono eseguire la stessa operazione contemporaneamente. Il primary actor è sempre il nostro cliente e lo scenario di successo è questo.
Il cliente richiede all'impiegato di depositare il denaro sul conto e fornisce il contante. L'impiegato richiede al sistema di eseguire il deposito fornendo i dettagli della transazione. Cosa sono i dettagli della transazione? Ovviamente sarà descritto a parte, non è obiettivo del caso d'uso andarlo a descrivere. Passo 3, il sistema convalida il deposito, accredita la somma sul conto e registra i dettagli della transazione e informa l'impiegato. Quindi, tempo breve, l'attore primario alla fine è soddisfatto perché ha raggiunto il proprio obiettivo. I passi sono relativamente pochi e descrivono l'interazione tra l'attore e il sistema. Okay? In questo caso tramite l'impiegato. Questo però è il caso d'uso, è il caso di successo. Ovviamente ci sono un sacco di cose che possono andare storte. Per cui, oltre al caso d'uso, al caso di successo principale, vado a descrivere una serie di estensioni. Le estensioni di solito le scrivo in questo modo, scrivo il numero del passo e poi metto una lettera che mi dice qual è la variante. Quindi 2A è una variante del passo 2. Il passo 2 è l'impiegato chiede al sistema di eseguire il deposito e fornisce i dettagli. 2A mi dice il cliente chiede all'impiegato di annullare il deposito. Il caso d'uso fallisce. Okay? Il cliente dice no, sono in ritardo, me ne vado, annulli l'operazione. L'operazione viene annullata e quindi non si raggiunge il successo. 3A è una variante del passo 3. Il passo 3 mi dice il sistema convalida il deposito, accredita la somma sul conto, registra la transazione e informa l'impiegato. Il passo 3A mi dice il sistema scopre che gli sono state fornite le informazioni non corrette. Cosa vuol dire informazioni non corrette? Non lo andiamo a dire qui. Okay. Sarà scritto ovviamente a parte. Quando andiamo a descrivere le informazioni che devono essere fornite, andremo a descrivere quali informazioni e quali sono i criteri che permettono di valutare se queste sono corrette. Quindi posso aver fornito un numero di conto corrente errato, posso aver dimenticato un'informazione. Il risultato è che il sistema informa l'impiegato e il caso d'uso prosegue al passo 2. Passo 2 in cui l'impiegato fornisce le informazioni. Quindi sto semplicemente dicendo che il sistema segnala se c'è qualcosa che non va e quindi si ritorna al passo precedente in cui l'impiegato inserisce di nuovo i dati o li corregge. Il sistema si rende conto che non gli sono state fornite informazioni insufficienti per eseguire il deposito.
informa l'impiegato e torna al passo 2, esattamente come prima. 3C, il sistema non è in grado di fare il deposito. Ad esempio, il sistema di gestione delle transazioni non funziona. La connessione di rete non funziona o altro. In questo caso il sistema informa l'impiegato e il caso d'uso fallisce. Questa descrizione vi faccio notare che è molto sintetica e semplificata. Nel caso reale probabilmente i dettagli sarebbero un po' di più e dovrei gestire molti più casi di fallimento. Comunque l'idea è che io do una sequenza di passi principali e poi vado a identificare tutti i possibili condizioni di fallimento e per ogni condizione di fallimento descrivo come viene gestito il sistema. Un altro caso, un altro livello di caso d'uso è quello di sub-function. L'obiettivo che io vado a descrivere in un caso d'uso di livello sub-function ovviamente non è qualcosa di rilevante direttamente per l'utente, ma qualcosa di funzionale al raggiungimento di un altro obiettivo. Ad esempio, il caso d'uso in cui identifico il cliente quando ho a che fare con un bancomat. Quindi, questi sono i tre casi d'uso. Normalmente cosa faccio? Io inizio a descrivere i miei attori e gli obiettivi. Poi definisco un caso d'uso di livello summary che mi descrive qual è il mio ciclo di vita, in questo caso apro il conto, faccio delle operazioni ripetutamente e chiudo il conto. Poi vado a definire tutta una serie di casi d'uso di livello user goal che mi descrivono come un attore può raggiungere il proprio obiettivo tramite un'interazione con il sistema. Qual è il livello giusto? Allora, io rischio di andare a scrivere dei casi d'uso che sono troppo di alto livello, oppure che siano sotto funzioni. Il caso giusto, il livello giusto è un qualcosa che mi descrive una serie di operazioni senza entrare troppo nei dettagli. Ad esempio senza entrare nei dettagli di quella che è l'interfaccia utente. Quindi l'autenticazione, torno un attimo indietro, la descrivo in questo modo. Il sistema fornisce la carta, il lettore informa il sistema dei dettagli della carta, il sistema convalida la carta, il cliente inserisce il PIN, il sistema richiede al sistema di gestione delle transazioni, dei conti, di verificare l'informazione e il sistema di conti e transazioni dice che le informazioni sono valide e il sistema informa il cliente. Qualunque cosa più di dettaglio, tipo il cliente inserisce la prima cifra del PIN, ovviamente è troppo dettagliato ed è assolutamente inutile, non mi dà informazioni in più. Anzi, il rischio, quando vado troppo nel dettaglio, è di andare a mettere dei vincoli per chi dovrà andare a realizzare il sistema.
E quindi devo andare a descrivere qual è l'intenzione dell'attore del sistema in quel passo, non i dettagli, che cosa fa, i movimenti che fa. Per andare a verificare se io ho identificato un goal a livello corretto, le domande che devo farmi è, prima di tutto, che cosa vuole effettivamente il mio attore principale? Oppure, perché l'attore vuole fare questo? Queste due domande mi permettono di capire se il mio livello del goal è troppo dettagliato oppure troppo generale. Per cui, inserire il pin, come facevamo nell'esempio precedente, se io mi chiedo perché l'attore vuole inserire il pin, la risposta sarà perché gliel'ha chiesto il sistema, quindi non è un obiettivo dell'attore. Oppure perché alla fin fine vuole andare a prelevare il contante. Quindi a questo punto l'obiettivo è prelevare il contante e non inserire il pin. Perché l'attore vuole inserire l'indirizzo email di destinazione? Perché alla fin fine vuole mandare un'email, non perché inserire l'email, l'indirizzo di destinazione abbiano qualche significato per lui, perché è un qualcosa che è funzionale a un obiettivo più alto. Quindi, quando ho raggiunto un livello di goal che corrisponde a quello del significativo dell'utente, posso andare a scrivere il mio caso d'uso. Con l'esercizio. Abbiamo Jenny che sta di fronte al bancomat della propria banca, al buio, inserisce il PIN e cerca il pulsante di invio. Ok? Questo è il quadro generale. Descrive uno scenario particolare. Se vogliamo, è una narrazione di una storia di interazione con il sistema. Ecco, a questo punto, riuscite a immaginare, allora, innanzitutto, un caso d'uso, un obiettivo che sia di livello utente, user goal. Qualcosa che sia di livello sotto funzione, e invece un obiettivo di summary. Vi do un esempio. Allora, un obiettivo user goal è prelevare contante dal bancomat. Ok? L'abbiamo detto un sacco di volte negli esempi fatti prima, questo è ovviamente un obiettivo di livello utente. Un obiettivo di livello summary è utilizzare il bancomat. Utilizzare il bancomat che vuol dire anche fare l'altra operazione, quindi ad esempio vedere il saldo, ricaricare il telefono. Una sottofunzione può essere inserire il PIN o autenticarsi. Ecco, due esempi che invece sono fuori dal contesto che ci interessa sono: l'obiettivo di Jenny è portare qualcuno fuori a cena. È un po' troppo di alto livello e soprattutto non coinvolge il sistema. A meno che sia l'impiegato che sta ricaricando il bancomat, ma non c'entra. Un altro esempio che è troppo di basso livello è cercare il pulsante di invio. Questo riguarda i dettagli dell'interfaccia utente e di nuovo è troppo
basso. Pensate al caso in cui non è necessario premere il pulsante di invio, perché il numero di cifre del PIN è sempre quello, quindi quando abbiamo inserito l'ultima cifra automaticamente il sistema la controlla. Ecco, a questo punto se io vado a mettere qualcosa nella mia specifica dei requisiti che dice che devo andare a premere il pulsante di invio, ho messo un vincolo in debito a chi dovrà realizzare il sistema. Quindi attenzione a trovare il livello giusto. Il punto di partenza è sempre il livello user goal, quello per cui l'obiettivo è un qualcosa di significativo per l'utente. Una volta che abbiamo capito qual è l'obiettivo, quindi cosa sta dentro, cosa sta fuori, quali sono gli attori, quali sono i loro obiettivi, identificato magari uno o più livelli summary, descritto in maniera sommaria, in un paio di righe, i nostri casi d'uso, a questo punto possiamo procedere con la scrittura effettiva dei casi d'uso, seguendo una particolare struttura. Di solito si parte da un template fisso e si vanno a riempire dei campi. Ci sono svariati template per scrivere i casi d'uso. Quello che vi propongo è un template abbastanza diffuso, e ha la caratteristica di essere puramente testuale, senza tabelle o altri elementi, quindi è facile da scrivere con un editor di testo, un word processor, senza avere formattazioni particolari, permette facilmente di andare a scrivere tutti i passi. I passi sono numerati con dei numeri arabi crescenti. In alcune opzioni casi d'uso, i vari passi dei casi d'uso ad esempio non sono numerati, però a quel punto poi è difficile andare a capire, andare a descrivere qual è l'estensione. Se abbiamo i passi del caso d'uso numerati è molto più facile fare riferimento ad essi. Quali sono gli elementi del nostro template? Allora, prima sezione, use case, il titolo, l'abbiamo già visto prima. Il titolo è essenzialmente, in maniera molto sintetica, l'obiettivo che vuole raggiungere il nostro attore, prelevare il contante. Abbiamo lo scope, e quindi abbiamo qual è il contesto a cui facciamo riferimento. Se noi descriviamo un unico sistema e lo scope l'abbiamo ben definito ed è lo stesso per tutti i casi d'uso, questa sezione possiamo anche dimenticarci. Se invece andiamo a descrivere un sistema che è fatto da più moduli o componenti, a questo punto invece è importante andare a descrivere, andare a indicare precisamente a quale modulo faccio riferimento. Quando descrivo lo scope posso anche andare a indicare se il mio scope è descritto come un black box o un white box. Qual è la differenza? Il caso d'uso di solito è descritto come un black box, cioè io considero il mio sistema come una scatola nera di cui io non vedo gli aspetti interni. Un caso d'uso white box è un caso d'uso in cui io invece vedo gli elementi interni del sistema, quindi vedo l'application server, vedo il database, vedo altri elementi che stanno all'interno del mio sistema. Ecco, solitamente, a meno che non abbia esigenze particolari, tutti i casi d'uso sono di tipo black box.
Quindi non vedo gli elementi che stanno dentro il mio sistema. Io vedo soltanto l'interazione tra l'utente esterno e il sistema. E poi posso andare a indicare se sto parlando di l'azienda, di un mio sistema o di un suo, o di un sottocomponente, per indicare qual è il livello. Poi, livello del goal può essere summary di livello utente oppure una sottofunzione. Questo è importante invece per andare a capire qual è il livello di questo specifico caso d'uso. Poi abbiamo la sezione che abbiamo visto è intention in context, quindi che cosa vuole fare il nostro attore primario. È la descrizione sommaria e sintetica. Dobbiamo andare a dire chi è l'attore primario ed eventualmente andare a indicare altri attori secondari o di supporto. Ecco, le sezioni fino a questo punto, fino al primary actor, di solito sono obbligatorie, le metto sempre. Sono l'intestazione del mio caso d'uso. Poi ci sono altre sezioni che possono essere opzionali, ad esempio gli interessi degli stakeholder. Se c'è qualche stakeholder, oltre all'attore primario, che ha degli interessi nello svolgimento di questo caso d'uso, lo devo andare a menzionare. Poi posso andare a indicare delle precondizioni. Le precondizioni specificano alcuni elementi che il sistema deve verificare prima che possa dare esecuzione al caso d'uso. Un esempio di precondizione è l'utente è stato autenticato. Una volta che l'utente è autenticato, io posso fare una serie di operazioni. Altrimenti il caso d'uso non è eseguibile, diciamo così. Un'altra serie di passi, di sezioni che sono opzionali sono le garanzie minime e le garanzie di successo. Quindi che cosa il sistema è in grado di garantirmi comunque e che cosa è in grado di garantirmi in caso di successo. Le garanzie minime, se pensiamo al caso del bancomat, sono che non viene creato denaro né viene distrutto. Okay? Quindi la somma tra il denaro erogato e quello che c'è sul conto è costante all'inizio e alla fine. Sia che venga erogato, sia che non venga erogato. Le garanzie di successo mi dicono quali quali condizioni mi sono garantite nel caso in cui il caso d'uso termini con successo. Ovviamente questo sono garanzie che vanno oltre l'obiettivo, quindi se la garanzia è l'utente riesce a ritirare il denaro, questo è tutto sommato inutile andarlo a specificare perché è già implicito nell'obiettivo. Di solito qui vado ad aggiungere garanzie che non siano già descritte dall'obiettivo principale del caso d'uso. Posso anche indicare quelli che sono dei trigger, cioè eventi che scatenano l'avvio del caso d'uso. Quindi non è l'utente che inizia di sua volontà il caso d'uso, ma c'è un qualche evento esterno che porta il caso d'uso ad essere eseguito. Ad esempio, scade un qualche timer e il sistema notifica l'evento all'utente.
Quindi il sistema fa vedere un reminder perché è scaduto il tempo per fare qualcosa. Quindi a questo punto non è l'utente che inizia a fare il caso d'uso, ma è un evento che mi scatena l'avvio del caso d'uso. E poi abbiamo il nucleo del nostro caso d'uso, che è lo scenario di successo principale e l'extension. Il caso di successo, come al solito, è enumerato, quindi numero, punto, che cosa viene fatto. Attenzione che qui descrivo il caso di successo principale. È di successo e quindi mi porta a realizzare il goal, ed è quello principale, quindi non considero tutte le possibili alternative. Le alternative vanno a finire nell'altra sezione, che è quella dell'extension. Nel caso dell'extension, che cosa descrivo? Descrivo il passo che io vado, di cui vado a descrivere l'estensione o variante, la condizione e poi la descrizione. Se la descrizione di cosa faccio è estremamente complicata, posso pensare di andare a indicare un altro caso d'uso, di solito di livello subfunction, che mi dice come viene gestita questa condizione in particolare. Quindi di solito quando io ho una serie di passi molto dettagliati, invece di metterli nel main success scenario oppure nell'extension, li prendo e li impacchetto dentro un caso d'uso di tipo subfunction. In questo modo mantengo i casi d'uso di livello user goal, che sono quelli principali, semplici, snelli, facili da leggere. Direi che a questo punto possiamo fare una pausa e dopo la pausa vedremo alcuni consigli e tecniche per andare a scrivere in dettaglio i casi d'uso.